Un agente di polizia libero dal servizio ha bloccato attorno alle 23 di ieri sera un giovane sorpreso nell'attimo in cui era intento a rubare un autoradio nell'abitacolo di un appunto in sosta in via Teatro, nel cuore del centro storico giarrese. L'agente di polizia ha allertato così il 112 dei carabinieri chiedendo l'intervento di una gazzella. Il ladruncolo bloccato dall'agente, in attesa di essere consegnato ai carabinieri, sarebbe riuscito a fuggire a piedi. Ne è nato un inseguimento per le stradine del centro storico. Il ladro, tallonato dalla pattuglia dei carabinieri, è stato bloccato non lontano da via Garibaldi, in via De Gasperi, mentre tentava di dileguarsi nel dedalo di strade alle spalle del Duomo. Le manette sono scattate ai polsi di un 27enne di Mascali. L'area furtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l'arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. A Giardini Naxos, invece, i militari della locale stazione, nell'ambito dei servizi preventivi e repressivi, tesi a far fronte ai reati contro il patrimonio disposti dal superiore comando Compagnia di Taormina, hanno denunciato un 41enne di riposto, già noto alle forze dell'ordine e sorvegliato speciale per furto e violazione degli obblighi sulla sorveglianza speciale. I militari, dopo aver raccolto la denuncia di furto da parte della vittima, hanno messo in atto un'intensa attività di indagine, al termine della quale la stessa indagine, corroborata anche dall'attività tecnica di visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza locali, ha portato alla denuncia per furto dell'autore del reato. Ulteriori riscontri anche grazie all'ausilio dei militari della stazione carabinieri di riposto, che hanno permesso poi di rinvenire il motociclo oggetto di furto e di restituirlo al legittimo proprietario. Al termine delle operazioni ed espletate le formalità di rito, il 41enne è stato deferito alla competente autorità giudiziaria.